Le notizie del TG Ora. È scattata questa mattina alle 5 l'operazione denominata Colletti Bianchi, che vede impegnati 400 militari della Guardia di Finanza in esecuzione di 34 misure cautelari personali, delle quali 3 in carcere, 12 agli arresti domiciliari e 19 misure interdittive della libertà personale, oltre a 111 decreti di perquisizione locale e personale nei confronti di 83 indagati in 5 regioni italiane. Toscana, Veneto, Lombardia, Campania e Marche. Ad essere coinvolti professionisti, imprenditori e cittadini cinesi e italiani, la maggior parte dei quali residenti nella provincia di Prato. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Prato su richiesta della Procura prevedono la contestazione dei reati di associazione a delinquere, induzione in errore dell'ufficio immigrazione, falsità ideologica nel rilascio di rinnovi di permessi di soggiorno e di immigrazione clandestina. Scontri tra antagonisti e carabinieri ieri sera ad Ercolano, nel Napoletano. Un 31enne è stato arrestato per resistenza e altre 4 persone sono state denunciate. Sequestrate mazze chiodate, bastoni, coltelli, ginocchiere, droga, materiale propagandistico. Insieme ad altri attivisti del centro anarchico vesuviano di Ercolano, il 31enne Vittorio Sacchi di Napoli, studente già noto alle forze dell'ordine, si era rifugiato all'interno del circolo sin dalla tarda mattinata dopo uno scontro avuto con alcuni appartenenti al movimento Casa Pound. Poi, per sottrarsi all'identificazione, sono usciti dallo stabile di corsa, travolgendo anche un militare che è rimasto ferito. In quel frangente lo studente è stato bloccato dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco, che lo hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri hanno fermato 4 ragazzi a Vairano Patenora, in provincia di Caserta, perché ritenuti responsabili di un violento raid avvenuto ieri sera ai danni di alcuni immigrati, quasi tutti del Mali, in un centro di accoglienza della città. I fermati rispondono di lesioni personali e porto d'armi, con l'aggravante della discriminazione razziale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Capua, tutto sarebbe nato dal presunto furto di un telefonino che, secondo gli italiani, sarebbe stato commesso da uno dei migranti. Forti di questa verità, i 4 sono andati nell'appartamento che ospitava gli stranieri, armati di spranghe e di una pistola con la quale hanno anche sparato 2 colpi andati a vuoto, con lo scopo di terrorizzare gli stranieri. Il pestaggio è andato avanti per parecchi minuti, poi i 4 se ne sono andati, lasciando alcuni immigrati sanguinanti. Uno degli stranieri, condotto in ospedale, ha avuto 25 giorni di prognosi, gli altri se la sono cavata con contusioni e tanta paura. E questa mattina la seconda udienza presso la quinta sezione di Corte d'Assise, che vede sul banco degli imputati Raimondo Caputo, detto Titò, accusato di essere l'orco e l'assassino di Fortuna, e la sua ex convivente Mariana Fabozzi, chiamata a rispondere di omessa vigilanza e di non aver impedito gli abusi sessuali commessi da Titò sulle sue 3 bambine. L'udienza di oggi ha visto sul banco dei testimoni tutti i carabinieri che intervennero sul luogo del delitto per le prime fasi dell'indagine, ed anche i militari del RIS, che tra luglio e settembre del 2014 effettuarono ben 3 accertamenti al fine di individuare il punto esatto e l'altezza dalla quale era precipitata nel vuoto la povera bambina. Intanto sono spuntati 4 nuovi testimoni che hanno gettato nuova luce su aspetti non di poco conto nell'intera vicenda. Per rapinare una tabaccheria si sono barricati nel negozio e preso in ostaggio il titolare, ma la polizia è riuscita a convincere i 3 malviventi a rinunciare al colpo. È successo nel quartiere Vomero di Napoli, dove gli agenti dell'ufficio prevenzione generale della questura e del locale commissariato hanno arrestato 3 giovani pregiudicati dei quartieri spagnoli. A dare l'allarme è stato un passante che, accortosi di quanto stava accadendo, ha subito chiamato il 113. I malviventi, di cui uno armato, appena hanno visto arrivare le forze dell'ordine, si sono barricati nel negozio, dove c'erano anche 2 promoter di una nota marca di sigarette, prendendo in ostaggio il titolare. Gli agenti sono riusciti a persuadere i malviventi dal compiere la rapina. Alla fine sono usciti dalla tabaccheria senza aggravare la loro posizione. Si tratta dei fratelli Mario e Francesco Egidio, di 25 e 23 anni, e di Luca Auletta, 19 anni. I 3 sono stati arrestati e condotti in commissariato. Era suo fratello, così la giovane mamma non esitava ad affidargli la figlioletta. Mai quella mamma avrebbe immaginato che affidare la sua figlioletta al fratello avrebbe significato condannarla ad un incubo. Questo perché lo zio non la portava al parco giochi o a passeggio, bensì in un casolare di campagna, e qui abusava di lei, oppure la costringeva ad assecondare le sue richieste e a filmare dei video con i quali poi la ricattava. Un incubo durato 3 anni per una piccina di Bracigliano, in provincia di Salerno, fino a quando la storia non è venuta fuori e lo zio materno è stato arrestato, prima in carcere e poi ai domiciliari a Baronissi, lontano dai luoghi della piccola. Per l'uomo ieri è giunta anche la sentenza in rito abbreviato, 8 anni di reclusione.
E con questa notizia è tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con Telecapri News.